Un aspetto interessante e molte volte sottovalutato, io per primo, perché ne ho capito l'importanza a 20 anni quando ho cominciato ad andare all'università e a studiare qualcosina in più, la mobilità, l'allungamento e tutto questo, diciamo, concetto di esercitazioni. E sapendo che stai scrivendo qualcosa di importante proprio sull'argomento, ti chiedo come possiamo gestire con i bambini e ragazzi questo aspetto. Allora, guarda, altro tema che adoro davvero, su cui ti dico, io in prima persona ho potuto notare un po' un cambiamento di pensiero che c'è stato negli ultimi anni, no? Perché, riassumendo, siamo partiti da, l'allungamento con la teoria dell'allungamento statico come unica tecnica valida per l'allungamento, come unica tecnica fondamentale per la prevenzione infortuni. Poi però ci siamo accorti che non era proprio così, e su questo ci torniamo. Per arrivare a teorie in cui i bambini non devono fare allungamento, e non ti faccio i nomi, ma ti sto parlando di società calcistiche che militano in Serie A, settori giovanili, ok? In cui hanno questo loro modello, ma io non lo contesto nel momento in cui me lo motivi o così via, no? Però non lo condivido, cioè non è il mio pensiero. Quindi, sì, ho visto proprio un po' di tutto. Allora, facciamo un po' di chiarezza, che è un po' quello che piace anche a te, Ale, su questi argomenti qua, no? Allora, intanto, perché bisogna fare mobilità nel settore giovanile e che cosa vuol dire fare allenamento della mobilità? Allora, partiamo dal che cosa vuol dire. Che cosa vuol dire allenare la mobilità? Perché un po' dovuto alle traduzioni di libri anche stranieri e tutto, c'è un po' di confusione su stretching, allungamento, flessibilità, elasticità, mobilità. Allora, facciamo intanto chiarezza, così terminologia un minuto. Allora, il termine mobilità è riferito principalmente agli aspetti articolari, quindi più ossa, legamenti e capsule articolari. La parola flessibilità è più riferita agli aspetti muscolari, tendinei. Quindi, tecnicamente sarebbe mobilità articolare e flessibilità. I termini invece allungamento e stretching, allungamento è la traduzione, tra virgolette, dello stretching, ma indica più la tecnica, cioè l'azione che io vado a fare. E quindi nel momento in cui noi parliamo di settore giovanile, col termine mobilità dovremo in realtà utilizzare quello che ha coniato il professor Bollin, che ha coniato mobilità complessa. Quindi mobilità complessa perché? Perché identifica la somma della mobilità articolare e della flessibilità. Ma dal nostro punto di vista, con l'approccio che io ti suggerirò stasera, dicendo che alleniamo la mobilità dei bambini, becchiamo tutte e due le cose. Cioè non facciamo distinzione fra articolare Che è anche più semplice da un certo assolutamente. punto di vista. Allora, perché bisogna allenare la mobilità nei bambini? Poi vediamo anche il come, no? E se abbiamo tempo anche il quando. Allora, va allenata per tanti buoni motivi. Il primo, perché effettivamente può essere una prevenzione degli infortuni, in particolar modo da quando i bambini cominciano ad avere 10-11 anni, quando sono ragazzini, perché i bambini più piccolini hanno delle proprietà di elasticità maggiore rispetto agli adolescenti, così. Quindi è effettivamente più raro incontrare l'infortunio di origine muscolare come lo strappo, lo stiramento, così. Però è importante educare i bambini all'ottica della mobilità, e poi su questo ci torniamo. Il secondo buon motivo è perché può avere una influenza diretta sulle capacità condizionali. Ti faccio un esempio: se il bambino deve portare le gambe tese qui al volto, cioè io sono appeso a una sbarra, voglio portare le gambe più in alto, più sarò flessibile sulla mia catena posteriore, meno avrò necessità di forza sull'addome, sui retti, sugli psoas per farmi fare l'esercizio. Ma non solo, andiamo nel mondo della pesistica anche a livello giovanile. Se io ho delle anche e delle spalle molto mobili, potrò fare una fase di incastro sotto un bilanciere che mi permetterà di esprimere completamente un altro livello di forza, ma come nella ginnastica artistica. Fino ad arrivare ad avere influenza diretta nell'economia del gesto, come avviene nella corsa di ostacoli, come avviene nella corsa di velocità dove serve molta ampiezza o così via. Se andiamo infine nel mondo della danza, della ritmica o così via, l'allenamento dell'elasticità, che fra un attimo ti spiego cosa intendo, che fa parte della mobilità, influenza direttamente l'armonia del movimento. Cioè, tu prova a pensare un buzzurro come me
che si mette a fare danza. Io sarò, posso allenarmi quanto voglio, ma non sarò mai morbido, no? Ora, non significa neanche che se mi metto lì a fare un anno di allungamento poi sarò morbido nella danza, no? Okay. Però può assolutamente, all'allenamento dell'elasticità, favorire l'armonia del movimento. Okay. Attraverso un'azione, in particolar modo, sui propriocettori, che si chiamano fusi neuromuscolari, e mi sfugge il nome, organi tendinei del Golgi, ecco, esatto. Nome. Allora, questi due propriocettori si è scoperto che non è che hanno quel solo un'azione di emergenza, cioè si attivano solo in caso di emergenza, cioè grandi allungamenti e veloci, forti contrazioni, no, funzionano anche come veri e propri regolatori che informano il sistema nervoso sui livelli di tensione muscolare. Ed è un sistema allenante questo, attraverso l'elasticità. Ti ho promesso che ti avrei detto cos'era l'elasticità. Vai. E così scopriamo il perché un tempo si diceva che la flessibilità era l'unica cosa contro l'infortunio. Allora, in realtà la flessibilità identifica la capacità di allungarsi del muscolo, cioè di raggiungere un punto massimo di allungamento. Sì. Ma non ti dà un'informazione sul comportamento del muscolo, cioè sul fatto che sia in grado lui di tornare rapidamente nella posizione iniziale o di raggiungere rapidamente la posizione finale. Ed è proprio lì che interviene l'allenamento dell'elasticità, cioè usare le tecniche per l'elasticità, poi chiaramente diciamo chi ci ascolta in che cosa consistono, significa allenare questo comportamento del muscolo che, oltre che essere in grado di estendersi, quindi essere flessibile, sarà anche elastico. Perché questo è un grande vantaggio? Perché prova a pensare a che cosa succede nella tua disciplina in un contrasto. Allora, io magari sto puntando ad arrivare alla meta, ma subisco un placcaggio. Nel placcaggio non è che posso dire al mio avversario aspetta un attimo che così cadiamo bene con calma, cioè esatto. Capisco cosa è successo dopo che è successo, no? Certo. Allora può succedere che la spalla si deve cadendo va su un range di movimento molto ampio, l'anca la stessa cosa. Quindi ecco il segreto della prevenzione, il fatto di allenare il bambino a livello articolare, la famosa mobilità, a livello di allungamento del muscolo, flessibilità, ma soprattutto a livello di elasticità, cioè saper raggiungere in modo improvviso, passami il termine, a volte anche violento, certo, l'allungamento muscolare. Ecco, lì abbiamo davvero la possibilità di dire la mobilità serve per la prevenzione. Ma come facciamo a realizzare questo? Semplicemente combinando tre tecniche differenti. Okay. La tecnica statica, quindi l'allungamento statico a coppie, da soli, non stiamo a dilungarci su questo, okay. E che ha la funzione di lavorare molto bene a livello articolare e a livello di flessibilità. Ma sull'elasticità, Ale, non ci siamo. Perché? Perché tu come la raggiungi il punto, come raggiungi il punto massimo? Molto graduale, non molto graduale. Ma poi questa non è la situazione che ti ritrovi sul campo. Esatto. E interviene che cosa? La tecnica dinamica. Quella famosa tecnica balistica, a volte il molleggio, a volte lo slancio, che per un certo periodo era stata bannata. Io mi ricordo quando ero ragazzino a fare karate, che c'era il periodo dei molleggi, poi si era scoperto la funzione degli organi tendinei del Golgi e dei fusi neuromuscolari, a guai molleggiare perché se no fai contrarre di più ancora i muscoli. Non è proprio così, non è proprio così, no? Questi sistemi non si attivano così facilmente. Certo. Quindi, riassumendo, tecniche statiche, tecniche dinamiche, e lavoro balistico sono in assoluto la ricetta migliore in prevenzione del muscolo. Voglio ancora darti due motivi però per fare la mobilità e poi vorrei affrontare un ultimo tema importante, che è la didattica. Perché un bambino deve fare la mobilità oltre ai motivi che abbiamo elencato prima? Perché può avere una correzione a livello posturale. Non che la mobilità migliori la postura, ma potrebbe bilanciare eventuali difetti che sviluppano certi sport. Ti faccio un esempio. Un bambino che effettua ciclismo per ore e ore e ore avrà un atteggiamento cifotico naturale, perché non esiste andare in bici. Certo. No? Allora, un buon programma di preparazione atletica generale, arricchito di mobilità, sicuramente potrà dare dei grandi benefici. E questa è una cosa da non sottovalutare, assolutamente. Ma c'è anche un altro aspetto che uno non ci pensa, che la mobilità può influenzare l'apprendimento motorio. Uno dice, ma come? Se uno sono più flessibile imparo meglio le cose, no, non da quel punto di vista. Dal punto di vista che se io sono un marzialista che voglio fare dei calci alti, sì. Se non è anche rigide, non potrò mai apprendere certe tecniche. E certo. Quindi influenza anche la strategia di combattimento, per intenderci. Ecco che la mobilità può addirittura avere un'influenza così. Ora,
torniamo indietro all'inizio. Perché dobbiamo lavorare quindi sulla mobilità con i bambini? Perché fino ai 4-5 anni, sto parlando di una notizia bomba, sappiamo tutti ma nessuno ci pensa, la mobilità è nella sua massima espressione. E la mobilità è l'unica capacità che man mano che ti sviluppi peggiora se non la alimenti, mentre la forza o la resistenza passano gli anni, 10-12, tanto è davvero il contrario, di natura, no? Dovresti allenarne in modo specifico più avanti queste capacità condizionali, certo. E invece la mobilità da piccolini va mantenuta, poi va alimentata e poi va allenata seriamente. Questo è un po' il processo, no? E qui mi collego al discorso della didattica. Perché? Perché leggere libri di mobilità, informarsi, non è difficile al giorno d'oggi, l'informazione è alla portata di tutti, no? Ma il problema è dire, ok, io mi sono fatto di nuovo la mia scheda di allungamento, la voglio applicare. Sì. Che cosa devo guardare? Ah, ho visto di nuovo il discorso dell'età, oppure... No, io devo guardare il livello da cui parto e l'esperienza del bambino. E anche il carattere, ti aggiungo. Ti faccio un esempio. Se io voglio migliorare la performance, quindi il mio obiettivo è lavorare sulla mobilità particolare, flessibilità e elasticità, quindi voglio in poche parole migliorare la sua performance. Bene. So benissimo che se non soffro un pochino, passatemi il termine, non potrò mai migliorare, no? Cioè, l'allungamento fatto in un certo modo non è una roba che sorridiamo, cioè, non è neanche una tortura, però sicuramente non è crescente, no? Allora, io non posso pretendere un bambino di tu adesso devi stare lì un minuto in quella posizione, perché non è piacevole, non è pronto, no? Allora, preferisco, io uso la tecnica dei secondi rubati. Ti dico, guarda, stiamo solo 10 secondi, 10 secondi è poco, dai, allora iniziamo. 1, benissimo, stiamo fermi, come le statue. 2, andiamo avanti così a sparare, 2 frottole, e i 10 secondi diventano 30 magari, no? Però uso una didattica adeguata per educare il mio bambino a una tempistica, una sensazione che poi mi servirà. Mi arriva la ragazzina dall'artistica che ha 12 anni e gli dico, Elisabetta, vai al muro, 3 minuti di varicata massima, progressiva, stai lì, e non devo neanche guardarla perché so che cosa deve fare. Mi arriva, non so, il giocatore di basket, non me ne abbiano gli ascoltatori del basket, a caso, giuro, che magari non mi sembra che sia fondamentale saper fare la spaccata nel basket, magari questo è particolarmente rigido, non ha mai fatto stretching, se gli dico stai 3 minuti al muro, questo mi dice, sei impazzito completamente, ma non solo, non lo farà, quindi avrà perso tempo. Nella mia ottica di lavorare in modo efficace ed efficiente, ho sbagliato io, come allenatore in quel caso. Certo. E un'altra cosa che invito ancora gli ascoltatori ad osservare è capire il momento, diciamo, dove inserire la mobilità. Perché non, anche su questo non è così chiaro, no? Tu dici, vabbè, dopo il riscaldamento, perché non va fatta a freddo? Questa, per esempio, vabbè, mi stava per scappare una parola che non andava bene, però è proprio quello, cioè è una cosa non corretta, diciamola così. Perché si confonde la massima performance che tu puoi raggiungere con l'adattamento che rimane. Seguimi su questo ragionamento. Facciamo la divaricata che è facile da capire. Io adesso sono, non so, da mezz'ora che sono seduto, ok? Sono al freddo, chiamiamo, diciamo così, vado a terra, divarico le gambe, apro il totto. Se mi riscaldo bene, con calma, faccio un po' di mobilità, apro molto di più. Ecco, certo. Ma quel molto di più è solamente una performance costruita, ok? È normale che io apra di più a caldo e di meno a freddo, ma non significa che allenare un muscolo in quelle condizioni ottimali lasci poi, finito l'esercizio, un'eredità, cioè un adattamento migliore rispetto a una tecnica freddo. Capito questo discorso qui? Questo è un concetto molto interessante. Quindi, che cosa cambia? Cambia che io posso tranquillamente allenare il muscolo a freddo, semplicemente non devo pretendere la stessa performance del muscolo a caldo. Ok. E non dovrò usare le tecniche rischiose, come quelle dinamiche, per intenderci. Ma quelle lente progressive vanno bene. Addirittura ci sono degli autori che suggeriscono di fare proprio di usare queste tecniche a freddo, perché sembrerebbe avere addirittura poi un effetto a lungo termine migliore. Senza contare, io sono a favore di questo, senza contare che nella vita, non dico quotidianamente, ma potrebbe succedere di avere un'esigenza improvvisa di mobilità, vuoi perché scivoli, vuoi perché cadi, vuoi perché afferri qualcosa in una posizione strana, okay. Non è che possiamo dire
aspetta un attimo, Ale, che dobbiamo scaldare l'articolazione, ok, sono pronto, adesso cado. Devo saper gestire la situazione. Quindi, dal mio punto di vista, preparare il corpo del bambino, che nel momento in cui apprende tutto, sotto tutti questi punti di vista, è fantastico, è fantastico. Ti rispondo ancora a una cosa che ho detto e poi non ho commentato. Sì. È il quando inserire la mobilità. Perché dicevamo del riscaldamento, ok. Però, tipo, se io poi devo fare un lavoro di forza, è controproducente fare la mobilità prima del lavoro di forza. Parlo della mobilità statica problematica. Perché okay, se al contrario io creo un protocollo di mobilità statica breve e balistico dinamica, e invece è consigliato, perché esempio, se io devo fare i balzi, avrò bisogno di un range di movimento delle anche e della schiena molto ampio. Ecco, quindi non è che lo devo sperimentare solo nell'esercizio di forza, lo dovrò sperimentare anche in fase di riscaldamento. E vorrei chiudere in questo modo, mobilità a fine allenamento o no? Io personalmente non credo molto con i bambini nella mobilità fino allenamento, perché loro la vedono proprio come il finale della lezione, cala la motivazione. Mobilità in tutti i termini, statica, dinamica. Bravo, perdonami, la tua precisazione è fondamentale. Mi riferisco alla statica prolungata, che è quella un pochino più noiosetta. Noiosa, ok. E quindi tende a calare un po' l'attenzione, quindi se non c'è molto impegno, a mio giudizio c'è poco rendimento. Okay. Quindi io tendo a organizzare proprio delle sessioni in cui dichiaro prima che ci sarà una parte di mobilità e che quindi preparo mentalmente i ragazzi a questo momento, oppure dedico altri momenti durante la lezione in cui magari alleno altre cose che non sono influenti con la mobilità. Ti faccio un esempio, se faccio dei lavori di forza sulla parte alta del corpo, e abbino la mobilità sulle anche, che di per sé non c'entra niente. Ti faccio un esempio: se faccio dei piegamenti sulle braccia, delle trazioni alla sbarra, e nel frattempo, nel tempo di recupero, faccio una divaricata sugli adduttori, chiaro, non è magari il top dei top delle scelte, ma nella famosa ottica di dire sì, ma io vedo i bambini 2 ore alla settimana, devo cercare di inventare il possibile, ci sta come cosa, no? Però qui io userei come metodo di valutazione quello che si parlava prima, cioè l'esperienza dei bambini, perché se tu hai bambini abituati anche a fine allenamento, loro lo sanno, possono lavorare tranquillamente, certo. Ma se non hai bambini educati, non stare a perdere tempo a fine allenamento, piuttosto un po' di defaticamento, cioè un po' di allungamento blando, breve, però ha la funzione di defaticare, non di migliorare la performance. Ok, ti chiedo proprio su questa precisazione, quindi tu non la consigli con i bambini, non perché non sia utile, ma perché magari in quel momento dell'allenamento non è il loro massimo impegno, attenzione per l'età che hanno, e quindi non ha il rendimento che in realtà dovrebbe avere per quello. E quindi il ragionamento che devi fare qual è? Non posso usare la tecnica tipica che trovo sul libro, che studio, no? Dovrò adottare una strategia diversa. Ti faccio un esempio. Se io devo lavorare con i bambini più piccolini, di 5-6 anni, la componente divertimento è fondamentale per tutti, ma per loro è proprio basilare, no? Allora, se io devo cominciare a educare, a me piace questo processo di educare i bambini, no? Alla mobilità in questo caso. Allora, divarico le gambe, prendo una palla di spugna e, per esempio, comincio a spiegargli cos'è il concetto di teso o di piegato, che non è che possiamo dargli un risultato. Poi, immaginami con le gambette divaricate, io la palla di spugna la faccio rotolare fino ad arrivare al piede e poi ritorno. Poi ti dico, se sei bravo, bravissimo, fagli fare il giro dietro, ma non piegare il ginocchio. Vai, fagli fare il giro dietro, tu prova a fare queste cose, no? Cioè, io e te probabilmente moriamo dalla tensione. Rimaniamo là, magari. Tu raggiungi il palmo col busto sulla coscia, perché è obbligato per riuscire ad andare, pensaci, no? Con la palla oltre il piede, visualizzala, devi andare con le mani oltre il piede, ma tutte e due, no? Poi ritorni, poi dici, no, aspetta, ho sbagliato, torno dall'altra parte. Ecco, quindi io rielaboro la strategia in funzione non tanto dell'età, ma della didattica, cioè di che cosa ha bisogno del bambino per essere efficace. Il tuo ragionamento è perfetto. È la mia filosofia di allenamento in questo caso. Ti faccio un'altra domanda sempre riguardo a questo, all'allungamento e alla mobilità in generale. Io sono dell'idea di seguire questa propedeutica, dimmi poi se è corretta. Fase di riscaldamento, attivazione, soprattutto pre-partita, durante la partita, ok? Riscaldamento prima della partita, quindi fase di attivazione dei ragazzi, in cui nella maggior parte dei casi faccio fare dei giochi di situazione, ok? Quindi non cose statiche, ma cose molto dinamiche. E dopo di quella fase là,
gli propongo una parte di mobilità, però dinamica, e poi continuo fondamentalmente con riscaldamento. È giusto inserire, cioè è meglio inserire in quel momento là la parte dinamica della mobilità o la parte statica? Bella domanda. Allora, io ho coniato un mio termine che mi piace, perché l'ho coniato per ricordarmi, non dimenticare i pezzi, che si applica perfettamente al tuo momento, al tuo contesto, cioè alla fase di riscaldamento. Io ti suggerisco un approccio tridimensionale, l'ho chiamato così, perché questo? Perché devi pensare, intanto, quello che io adesso ti faccio fare delle riflessioni, tu applicale al tuo sport, però chi ci sta ascoltando, che diceva, non so, che gioca a basket, gioca a volley, che fa arti marziali, cioè, può seguire il ragionamento e applicarlo alle sue necessità. Allora, la prima cosa che devi fare è pensa agli angoli di lavoro tipici della tua disciplina o che rischi di sperimentare nella tua disciplina. Quindi nel tuo caso hai una corsa che non è sicuramente sempre solo lineare, ma avrai dei cambi di direzione, avrai i contrasti, avrai le cadute, quindi mille cambi di direzione. E pensa a quali sono le articolazioni primarie che quindi devi assolutamente preparare al momento. Okay. E pensa le velocità tipiche a cui queste articolazioni dovranno muoversi. Okay. A questo punto tu hai la chiave di lettura per capire che l'allungamento statico nel pre-partita è inutile, se non breve. Breve vuol dire 10 secondi per preparare che cosa? Il lavoro dinamico. Okay. Ma nella sequenza temporale ci potrebbe essere lo statico e poi il dinamico. Ma la cosa fondamentale è che devi andare nel pre-partita a lavorare principalmente sulle articolazioni che sai che sono più a rischio, più sollecitate. Perfetto. E progressivamente avvicinarti ai range di movimento e alle velocità tipiche del tuo sport. Esempio, un ginnasta o un atleta di calistenica che deve fare delle pose mantenute non avrà bisogno di un'attivazione in termini di velocità, ma avrà bisogno in termini di ampiezza. Allora, nel suo caso, magari prolunga un pochettino di più la fase statica e poi usa la dinamica per riattivare un po', cioè per ricontrarre un pochettino le teste che appena usinano. Mentre nel caso del rugby, per esempio, che cosa succede? Succede che io ho degli scatti pazzeschi, ho delle velocità grandi, il contrasto, come dicevamo, c'è una cosa che improvvisa, non sai che cosa può succedere. Certo. Allora, la sequenza deve essere questa, quindi stretching statico, e un po' di balistico, qualche molleggio per attivare ci sta molto bene, poi dinamico. E il finale però deve sempre essere, dopo il dinamico, una trasformazione nel gesto tipico, quindi una corsa con cambi di direzione, per esempio, e quindi qualche piccolo balzo. Quindi questa è una sequenza ottima per incastrare la mobilità in maniera utile e funzionale allo sport. Ho capito, ho capito. Mi fai un esempio per essere ancora più concreto? Beh, stretching statico tutti lo comprendiamo, ok? Quindi da una posizione X arrivo in un'altra posizione Y, okay? E rimango fermo. Quando tu parli invece di esercizi di molleggio, mi fai un esempio di un esercizio di molleggio? Nel dinamico ci sono principalmente tre tecniche, no? Ed è un mondo affascinante, trovo. E ti faccio tre esempi molto diversi, però aiutiamo anche chi ci ascolta a comprendere. Allora, il primo è, per esempio, io sono con le gambe divaricate, seduto a terra, e eseguo il classico esercizio dove vado a toccare il piede sinistro, poi vado al centro, poi vado a destra, poi rifaccio destra, poi vado al centro, poi vado a sinistra. Questa è una prima tecnica balistica dinamica, dove progressivamente cerco di scendere sempre di più. Perfetto. Però c'è da considerare che bisogna valutare su che catene lavoriamo, perché a livello di, come si dice, schiena, per esempio, certo, sicuramente c'è molto movimento, ma a livello di adduttori c'è un cambio di tensione, ma non c'è movimento. Ora, non vorrei complicare troppo la vita, però, beh, dai, ti voglio dire questa cosa. Vai. Una cinghia qua di un portachiavi che può essere proprio perfetto. Allora, cioè, c'è anche uno sponsor, se no, copriamo. Miseria. Facciamo finta, supermercato, l'avevo rubato. Ok. Facciamo finta che quello che io ho in mano non è il portachiavi, ma è un elastico. Sì. Allora, voi seguitemi bene su questo discorso qui, perché è complicato. Io cercherò di renderlo semplice. Allora, io ho punto A e punto B, quindi ho le due inserzioni muscolari.
Che cosa succede? Supponiamo che io ho 10 cm di distanza, più o meno, fra le mie mani. Okay. Ho una certa tensione muscolare. Immaginate un elastico. E se io prendo l'elastico qui e tiro, avrò sempre 10 cm, ma la tensione che c'è fra le dita è molto maggiore rispetto che lasciare andare l'elastico, adesso in questo caso non si accorcia, ma e riportare i 10 cm. Certo, okay. Ecco, questo è il concetto che ti spiegavo all'inizio dell'elasticità, che non dipende dalla lunghezza solo, ma dipende anche dal livello di tensione che c'è fra i due lati. Quindi, per dirti che a livello balistico e dinamico, noi dobbiamo renderci conto di questo. Quindi non è sufficiente l'esercizio che ti ho detto, è uno. Un altro esercizio che io utilizzo molto nel tennis, per esempio, è sono seduto a terra, scusami, sono coricato a terra supino, faccio su, gambe tese in alto, aperture e chiusure, le famose abduzioni, quando apro adduzioni, quando chiudo. Okay. Ma fate come? Esplosive. Cioè a me quello che interessa è questo, cioè il momento, scusate, sono andato fuori dalla telecamera, il momento di inversione della direzione. Perché? Perché io là invece raggiungo il massimo punto, che si chiama flessibilità, ma alleno anche l'elasticità. Allora, questo è fondamentale, quindi andiamo per ordine. Vi stiamo dicendo delle belle cose, trovo. Certo. E seduto a terra, gambe divaricate, i famosi molleggi. Ok. Sì, a terra, gambe tese in alto, le aperture esplosive. Non è che devo farne 1000, magari parliamo di farne 10 progressive, non che alla prima di due massimo, no? Certo. Per poi finire con fare magari i classici slanci dove io col piede vado a toccare la mano messa in alto, per dirti, no? E il secondo e il terzo caso rientrano nella stessa famiglia di esercizi. Okay. Esiste un terzo caso interessante, che è quello di creare delle concatenazioni a terra, per esempio, dinamiche in cui la mobilità è fondamentale. Esempio, visualizza gambe tese, io sono in piedi, gambe tesissime, un po' divaricate. Porto le mani a terra con le braccia tese. Quindi se io sono molto flessibile riesco a avere le mani vicino ai piedi. Se non lo sono, sarò costretto nelle mani comunque, no? Base a come, anche come sta il bambino, no? Certo. Poi vado a camminare in avanti, cammino in avanti, mantenendo gli arti tesi, la natura del morso, chiamiamo, no? Allora, questo è un modo dinamico per allenare la mobilità, nei bambini funziona tantissimo, no? Che si pone a metà del percorso che abbiamo fatto prima. Perché, Ale? Perché il punto massimo lo raggiunge come perché soffri anche un pochino. Certo. Ma non c'è la velocità, ti ricordi l'approccio tridimensionale? Non c'è, ci sono gli angoli di lavoro, ma non la velocità che allenerà l'elasticità. Ecco quindi che la ricetta prevede un po' di tutto questo, no? Allora così puoi davvero diminuire statisticamente il rischio di infortunio, non è che puoi escludere, perché sono mille variabili, però è un approccio quantomeno logico, sensato, e che diverte anche i bambini, perché sono tutte cose dinamiche, cambi spesso. Io personalmente sul riscaldamento consiglio di costruire insieme al gruppo una routine che preveda queste cose. Quindi dove non devi più spiegargliela tutte le volte, ma con loro un rito. Hanno quello e tu fai una cosa importante. Gli dai del valore aggiunto ogni volta. Certo, interessantissimo.